Ecco il Bobbio Film Festival presentato in provincia. Dal 16 al 30 agosto sono 14 le proiezioni che caratterizzano la 18ª edizione. Per la sua maggiore età, la manifestazione diretta da Marco Bellocchio porterà nel capoluogo della Valtrebbia grandi maestri, ma anche grandi debutti. Madrina dell'evento sarà Claudia Cardinale, omaggiata da una mostra che ripercorrerà la sua carriera e dalla proiezione il 24 agosto di Il Gatto Pardo in versione restaurata. Il grande scoop di quest'estate che sarà la presenza di Claudia Cardinale, che verrà a Bobbio e ci farà quindi da madrina in qualche modo del festival il giorno 24, e per lei presenteremo sia Il Gatto Pardo nella versione restaurata della Cineteca di Bologna che la mostra Claudia Cardinale, un'icona italiana, un'icona dell'eccellenza del cinema italiano. Fatta con il materiale fotografico dell'archivio del Centro Sperimentale. Attesi a Bobbio anche Valeria Golino, protagonista il 26 con Come il Vento, Alba Rohrbacher che il 25 presenterà Le Meraviglie, ma anche il regista Ettore Scola con la pellicola Che strano chiamarsi Federico, in scena la prima sera, ovvero il 16 di agosto. Si comincia il 16 appunto con un grande maestro Ettore Scola con Che strano chiamarsi Federico, un lavoro fatto in occasione in qualche modo del ventennale della morte di Federico Fellini, che ripercorre la storia di Fellini da quando giovane era disegnatore al Marco Aurelio, dove Scola lo ha conosciuto, fino al suo quinto Oscar. Durante le 2 settimane del festival proseguirà il corso di formazione Fare Cinema, quest'anno diretto da Sergio Rubini.